Speciale Fantacalcio, la rubrica settimanale dedicata alla tua fantasquadra. La tua fantasquadra, quella composta da Ciro Gaipa e caro Ciro, qual è l'undici ideale? È un bell'undici sta settimana perché abbiamo voluto togliere un po' tanti nomi big, perché comunque ci sono dei nomi big che hanno un po' deluso nelle ultime settimane. Infatti, per esempio, non c'è nessun giocatore del Napoli in questa fantasquadra, anche perché Ma è la vogliamo. prima volta? Beh, una volta che non mettiamo nessun giocatore del Napoli, perché dopo Madrid io comunque ci starei comunque un pochino attento. Quindi andiamo a leggere l'11 per questa settimana che vede Handanovic in porta, visto anche la prestazione settimana scorsa con un bel 7,5, comunque uno dei portieri maggiormente affidabili al Fantacalcio. Poi difesa inedita con Conti dell'Atalanta, Fazio e Acerbi, che questa settimana secondo me sono i migliori calciatori che si possono impiegare in difesa. Conti sta facendo benissimo. Tra l'altro leggevo che nel suo ruolo ha partecipato attivamente a 6 gol dell'Atalanta, gli ultimi 6 gol dell'Atalanta, e nessuno ci è riuscito in Europa, quindi comunque un primato importante per lui. A centrocampo abbiamo altri due talentini, perché sulla fascia ci sono Spinazzola e Gomez, con Pellegrini e Biglia a completare il reparto. Pellegrini, grande sorpresa del Sassuolo, 6 gol in questa stagione. Quindi tridente, dopo aver letto il centrocampo, è invece composto da Dzeko, fresco di tripletta ieri sera in Europa League, il Gallo Belotti, che tra l'altro si sfideranno Roma e Torino in campionato, e poi c'è Keita Balde che sta dimostrando ancora una volta di essere un giocatore di grande affidamento. Quindi andiamo a riepilogare il nostro Ottimo. fantastico schieramento e la nostra fantasquadra con Handanovic in porta. Poi abbiamo Conti, Fazio, Acerbi in difesa, Spinazzola, Pellegrini, Biglia e Gomez a centrocampo, Dzeko, Belotti e Keita Balde in attacco.